First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, alla corsia numero uno per Time Limit Caserta, il nostro atleta di casa, Stefano Ballo. Alla corsia numero due per il team Nuoto Trento, Nicola Turrini. Alla corsia 3 per Leo Sport, Thomas Checon. Alla corsia numero 4 per il circolo carrozziere Agnene, Piero Curia. Alla corsia 5, on lane number 5, from the United States of America, Matthew Giusa. Alla corsia 6, on lane 6, from Estonia, dall'Estonia, Daniel Zaitsev. Alla corsia 7, per il Deaker Team, Matteo Pignatti. E alla corsia 8, per la Leo Sport, Stefano Raimondi. In acqua la prima serie dei 100 metri farfalla maschili, corsia 4, il campione d'Europa di Glasgow 2018 Piero Codia, da non sottovalutare, ovviamente Thomas Checon in corsia 3 che ieri ha battuto il record della manifestazione nei 50 metri farfalla. Ci aspettiamo ovviamente anche grandi cose da lui nell'odierna giornata, nella distanza doppia, passa in vantaggio proprio Thomas Checon 24.07, Piero Codia 24.37, Matthew Giusa 24.39, record della manifestazione ormai datato 2009, quindi vecchio di 10 anni, 50.80 di Mario Todorovic. Leggero vantaggio proprio per Thomas Checon agli ultimi 5 metri, arriviamo al tocco alle pasta, vince Thomas Checon 51.89, seconda posizione per Piero Codia 51.97, terza posizione, third place, Matthew Giusa 53.27, 53.27, a breve la premiazione dei 100 metri farfalla maschili.